Hello, we are with the winner of the competition. What's your name? And Rono Julius. This competition was difficult for you? Yes, and beautiful. You are happy? Yes, I'm happy now. Congratulations. Thank you. Ha detto che è felice per aver vinto e che la competizione è stata difficile per lui, ma gliel'ha fatta. Il secondo posto qui è a Monteurano, secondo classificato Denis. Elettorale, si tratta di Fal Diop, Sef Stamore Ancona, con il 191. C'è il 138 al comando. E chiude lui il 138 al quinto posto. Much as you blame yourself, you can't be blamed for the way that you feel. Had no example of a love that was even remotely real. How can you understand something that you never had? Oh baby, if you let me, I can help you out with all of that. Girl, let me love you, and I will love you until you learn to love yourself. Girl, let me love you, I know you're troubled. Seconda donna sul traguardo conclusivo. I would like to show you what true love can really do. Girl, let me love you, and I will love you until you learn to love yourself. Girl, let me love you, I know you're troubled. Sono il sindaco, c'è anche l'assessore allo sport provinciale, c'è anche la WISP per la premiazione, c'è anche la WISP. Ecce Donzelli premia il quinto classificato all'assessore allo sport provinciale. Quarto classificato, tempo 1:13:39, portacolori dell'Atletica Recanati, Marco Campetti. E veniamo al podio di questa mezza maratona del Fermano, edizione numero 5, portacolore della SEP Stamore Ancona, terzo classificato, tempo 1:13:21, il senegalese Fal Diop. Allora,
ad Arga come Memorial Smerilli. Sale anche l'assessore dello sport Milena Sebastiani del comune di Porto Sant'Elpidio. Andiamo al secondo classificato, lo scorso anno era salito sul terzo gradino del podio. Secondo classificato con il tempo di 1:11:37, Carabinieri, sezione sport, Denis Curzi, a cui va anche la targa per il Memorial Claudio Smerilli. In questa quinta mezza maratona del Fermano, Denis Curzi, secondo classificato. E veniamo al vincitore in campo maschile, record, con 1:04:42, Atletica Recanati, Rono Julius Kipchetic. A lui va anche il Memorial Luciano Scarella, è pronta la signora, moglie di Luciano Scarella, a premiare il vincitore. E allora un grande applauso per Kim Jetic, Atletica Recanati, record migliorato di ben 2 minuti e 18 secondi rispetto alla passata edizione, davvero una grande gara la sua. 1:32:39, portacolore dell'Atletica Potenza Picena, Katia De Angelis. Prende il sindaco di Monturano, Francesco Giacinti. Quarta classificata, Atletica Monte Cassiano, tempo 1:30:04, Natalia Brunico. Premio Umberto Cingolani per la WISP, presidente del Fermano, proprio della WISP, sempre presente a queste manifestazioni. Veniamo al podio, terza classificata, tempo 1:26:26, atleta dell'ASA Ascoli, Simona Ruggieri. Già terza anche nella passata edizione. Seconda classificata, atleta della SEF Samura Ancona, Elisa Mezzelani, tempo 1:25:20. Arriva per loro, per la seconda e la terza, anche il Memorial Claudio Sberilli. Alla prima classificata, tempo 1:24:10, SEF Samura Ancona, Valentina Taremi. Arriva invece il Memorial Luciano Scarella. Premia la moglie di Luciano Scarella. Ci troviamo qui a Monteurano con Valentina Turani, che è stata la vincitrice di questa gara, nonostante il brutto tempo. Come è andata? Allora, la gara è sempre molto bella, fino al 14esimo chilometro circa sale e poi dopo scende fino all'arrivo, quindi molto bella e secondo me anche abbastanza veloce. Programmi futuri? Questa mezza il 20 ottobre a Cremona e poi cross. Agitata o spaventata? No, sono carica. Stiamo qui col sindaco Francesco Giacinti, cosa ne pensa di questo evento, dell'organizzazione? Ma come ha detto lei, la pioggia ha un po' rovinato da un punto di vista di partecipazione del pubblico, però, perché i partecipanti agonistici insomma sono stati più di 800, quindi è stato sempre un successo da un punto di vista sportivo. Certamente il pubblico ha preferito restare a casa vista la giornata non proprio delle migliori. L'assessore Claudio Moretti del comune di Monteurano, che cosa ci propone per i giorni a venire? Allora, il comune di Monteurano è sempre vicino alle iniziative sportive come quella di oggi, che richiamano molta gente da fuori. Oggi purtroppo la giornata non è stata assistita dal bel tempo, però le persone sono intervenute lo stesso. Il comune di Monteurano ha la fortuna di essere molto vicino allo sport e di avere molte attività sportive, dal calcio, le più classiche, calcio, basket, pallavolo, diciamo dalle bocce per finire, e poi agli sport meno consueti come potrebbe essere il biliardo, come potrebbero essere le arti marziali. Noi da 4 anni facciamo una festa dello sport proprio
per promuovere tutte le iniziative sportive, tutte le attività sportive che vengono fatte nel comune, perché crediamo molto in queste attività. Beh, oggi è stata una giornata abbastanza difficile, impegnativa a livello di clima, però la gente ci ha comunque premiato, ci ha corrisposto, sono venuti anche perché ormai ci conoscono come organizziamo, come ci comportiamo, e quindi ci hanno dato fiducia e li ringraziamo tutti.